Dai 5 Stelle la replica Salvini ammicca ad un'alleanza con noi, ma si sbaglia di grosso, così taglia corto Di Maio, mentre il movimento resta alle prese con il caso Torino. Francesco Maesano. All'apertura di Salvini i 5 Stelle rispondono picche, sfiducia ma anche calcolo politico. Se Salvini cerca di rifarsi una verginità politica ammiccando un'alleanza con noi, ragiona Di Maio, sbaglia di grosso. Renzi, Berlusconi e Salvini, tutti rivali, assicura al quotidiano spagnolo La Razón, sbattendo la porta a un'apertura, per quanto futuribile, che non arriva nel momento più propizio. Al movimento, in piena campagna elettorale per le regionali siciliane, brucia ancora l'approvazione della nuova legge elettorale anche coi voti del Carroccio. Sono dati di fatto. Chi svende la democrazia per una poltrona in più è un indegno e noi non ci alleiamo con gli indegni. 5 Stelle alle prese anche col fronte interno, qualche tensione sulla squadra di governo che Di Maio intende presentare prima delle elezioni. Il PM Nino di Matteo sono solo indiscrezioni e la bocciatura di Di Battista. A me, da cittadino, piacerebbe che i bravi magistrati continuassero a fare i bravi magistrati. E resta aperto anche il caso Torino, dopo l'uscita di scena del capo di gabinetto della sindaca Appendino, Paolo Giordana, a seguito della rivelazione di una telefonata in cui chiedeva di togliere una multa a un amico. Nessuna nomina per sostituirlo, annuncia la sindaca, anche per archiviare le tensioni, ma Roberta Lombardi ammette: è stato un brutto scivolone. Abbiamo capito che se lavori nell'amministrazione sei passibile di ricevere avvisi di garanzia, vista una legislazione complicatissima.